Noi andremo avanti come abbiamo fatto già una settimana fa con i blitz interforze, polizia di Stato, vigili urbani, abbiamo qui anche il questore, c'è massima attenzione da parte della polizia, chiederemo sempre di più. Come sapete, io sono stato la scorsa settimana dal ministro Minniti, a cui ho chiesto più uomini per la nostra città, perché non esistono ricette fantasiose, l'unica ricetta è il controllo del territorio. E ci vogliono uomini. Stiamo andando avanti con l'assessore Gianassi con il piano delle telecamere, ne metteremo 450, siamo già a metà dell'opera, arriveremo alla fine del mandato con 700 telecamere in città, sarà la città più videosorvegliata d'Italia. È ovvio, credo, che però dobbiamo anche rimpossessarci dei nostri luoghi pubblici. Noi vogliamo discutere con i residenti di Piazza Indipendenza e di quella zona, ad esempio, dell'idea per la prossima stagione, primavera-estate, di mandar via questi avventori che talvolta non solo disturbano ma commettono atti illeciti, mandarli via occupando noi questi spazi con attività magari dedicate ai bambini, di sport, del tempo libero, di cultura, ovviamente che non vadano troppo tardi la notte, se no sostituiremmo al degrado, diciamo, oggi presente il problema degli schiamazzi, ma l'unico modo per riprenderci i nostri luoghi è occuparli, e lo faremo noi con la cultura, lo sport, i giovani. Ne parleremo con i cittadini perché quella piazza torni a rivivere. Non ci sono però ricette miracolose. Io non racconto favolette ai miei cittadini, i fiorentini lo sanno, mi prendo cura di Firenze con la mia squadra e la mia giunta con trasparenza, onestà e concretezza, dicendo di fare solo quello che davvero sappiamo di poter fare.